tutti, io sono Giada e in questo breve tutorial vi illustrerò le principali funzioni dell'applicazione web Google Moduli, un'applicazione di Google appunto totalmente gratuita che vi permette di creare dei sondaggi gratuitamente e di condividerli con i vostri contatti. Come prima cosa cerchiamo appunto Google Moduli sul proprio browser e clicchiamo sul primo link che ci compare nella lista. Questa è la pagina iniziale di Moduli Google, clicchiamo su Vai a Moduli Google e ci compare la schermata che ci permette di effettuare il login al proprio account Gmail. Senza effettuare il collegamento al proprio account non è possibile utilizzare l'applicazione Google Moduli. Una volta che il login ha avuto successo, questa è la pagina che ci compare di Google Moduli. Per creare un nuovo sondaggio, clicchiamo sul tasto che vediamo nell'angolo in basso a destra con il simbolo più. E questo è il nostro modulo iniziale. Allora, come potete vedere, possiamo inserire un titolo. Volendo si può anche inserire una descrizione. E qui abbiamo la sezione per quanto riguarda le domande. Allora, in questo caso inseriamo la domanda e dopo inseriamo le opzioni, che può essere ad esempio e così via. Inoltre possiamo personalizzare le risposte, scegliendo appunto tra risposta breve o se preferite paragrafo, scelta multipla, caselle di controllo, elenco discesa o tendina, inserendo una scala lineare, una griglia scelta multipla, una griglia con caselle di controllo. Per inserire una nuova domanda, come potete vedere qui a destra abbiamo la barra degli strumenti, clicchiamo su più, aggiungi domanda e aggiungiamo una nuova domanda. Una volta terminata la compilazione anche di questa domanda, possiamo cliccare nel tasto in alto a destra, il tasto invia, e ci permette appunto di inserire i nostri contatti a cui vogliamo inviare la nostra mail. Qui appunto possiamo specificare l'oggetto, il messaggio, e spuntando anche su questa casella possiamo includere il modulo nella mail, così che una volta che il vostro contatto apre la mail può automaticamente compilare il vostro modulo. Una volta terminato basta cliccare sul tasto invia e il vostro modulo verrà inviato ai vostri contatti che avete selezionato. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, grazie per l'attenzione.